solo sulla conferenza. Non vedo niente io. Più larghi, per favore, più larghi, più larghi. Fate un passo indietro però, ragazzi. Perché siete qui oggi per stare vicino alla ragazza? Si abbassa un po' il sole. Fammi mettere l'occhio, cavolo. Oggi è la giornata internazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, delle vere e proprie patologie, su cui non esistono abbastanza strutture, solo 4 regioni ne hanno più di 5 e non bastano le risorse che sono state prima tagliate da questo governo e poi grazie alla battaglia delle studentesse e degli studenti che abbiamo affiancato anche noi, sono stati rimessi 10 milioni, non bastano. Le persone non possono essere lasciate sole ad affrontare questa patologia, queste patologie. La salute mentale è un diritto, bisogna mettere più risorse, avere più personale e gestire sin dalle scuole sportelli e presidi in tutte le scuole a cui chi è in difficoltà si possa rivolgere. Sono giuste rivendicazioni quelle che stanno portando avanti oggi UDU, Rete degli Studenti Medi, ma tante studentesse e studenti in tutte le scuole. La pandemia ha una coda lunga di conseguenze che pesano ancora molto sulla salute mentale. Non ci può essere un tabù su questi temi, è una sofferenza che entra nelle case di milioni di italiani. Si conta che più di 4 milioni di persone soffrono di disturbi del comportamento alimentare e che molte altre ne soffrono e non lo sappiano o non abbiano il coraggio di dirlo e di rivolgersi a dei professionisti. Ecco, è una vera e propria emergenza. I tagli che Giorgia Meloni sta portando avanti sulla sanità pubblica hanno queste nefaste conseguenze. Che chi ha il portafoglio gonfio trova una modalità per rivolgersi al privato e per curarsi comunque. Chi ha il portafoglio più sottile sta rinunciando a curarsi e questo noi non lo possiamo accettare perché non è questo che c'è scritto nella nostra Costituzione. Grazie, grazie a tutti, grazie, ragazzi. Grazie. Grazie a voi. Dove siamo? Buon lavoro.